No che non piango mamma, ho la testa dura e mantengo la calma. So che la paura è la nostra migliore arma, anche se in fondo io ne ho più di loro. Quando faccio il mio lavoro mi faccio temere o temo, tremo o bastono. E 5 mesi sono lunghi al nord, io mi sento più grande. Ma quando chiamo Anita lei è così distante. Magari invitala per un caffè, chissà se sta aspettando. Chiedile se io le manco quanto manca a me. Che io non guardo altre ragazze, anche se qui a Milano sembrano tutte un po' pazze, ti guardano in modo strano. Mamma, gli ordini sono chiari, Dio pensa a seguirli. Pure quando quei somari ci gridano contro sbirri. Ma questo scudo è più forte di uno scudo, di un calcio, di un arrembaggio, di qualsiasi insulto. Io resto fermo finché posso, finché non li sento addosso, finché il sangue non mi va al cervello e vedo rosso. Ed una volta gli studenti, altre gli operai, altre gli immigrati, altre gli ultra, e sono tutti uguali. Chi abbia di fronte non è poi così importante, sono in guerra. Il mio lavoro è fare ordine su questa terra. Mamma, prega per me stasera, perché possa tornare senza bara né bandiera. Perché mi voglio sposare lungo il mare, sopra la scogliera. E se forse a Natale, Anita forse mi verrà a trovare. Mamma, non leggere ad alta voce, mio padre sentirebbe che non reggo questa croce. E lui che è tramandato darmi disciplina, si è sempre dato premura, capirebbe che ho paura. Mamma, prega per me stasera, perché possa tornare senza bara né bandiera. Perché mi voglio sposare lungo il mare, sopra la scogliera. E se forse a Natale, Anita forse mi verrà a trovare. Mamma, non leggere ad alta voce, mio padre sentirebbe che non reggo questa croce. E lui che a tramandarmi disciplina, si è sempre dato premura, capirebbe che ho paura. Mamma, qui di notte dormo male, qui fanno brutti scherzi a chi non li sa ancora fare. Ogni schiaffo che mi danno dicono è per imparare. La camerata è grande, devi farti rispettare. C'è che di grado più alto ne ci chiamano bambini. Ed io che a questa scala ho sempre dato un gran valore. Io che sapevo a memoria i discorsi di Mussolini. Ultimamente sento più il bisogno d'amore che d'onore. Quando quelle facce si riflettono al mio casco, non riesco più a guardarle senza non guardarle bene. Io cerco di sforzarmi di essere in un altro posto, non riesco a non pensare che abbiamo le stesse pene. Era un ragazzo, più o meno della mia età, per mano a lui la sua giovane moglie. Non erano italiani, slavi, credo, sfrattati. E come loro, dietro di loro, molti altri. Non che quella casa l'avessero mai pagata, nemmeno l'acqua, nemmeno la luce. L'avevano occupata e basta, quella casa. Come topi, come tanti scarafaggi che fanno tana e ti fanno rabbia, perché sei tu a mantenerli. Con i tuoi avanzi, con le briciole che lasci in giro. Ma lei, la ragazza, aveva qualcosa negli occhi, grandi, tristi, blu, come il mare del sud, come quelli di Anita quando mi accompagnò alla stazione. La notte prima della mia partenza, dopo l'amore, parlammo molto. Milano non era certo dietro l'angolo, ma al mio ritorno avremmo potuto comprare una casa. Sì, noi avremmo potuto comprarcela. Poi ho sentito il collega alle mie spalle, il terzo partendo dal centro della fila dietro la mia, dire che troie zingare come quella se ne vedono poche, ed arrestato il suo amico avrebbe volentieri provveduto lui personalmente ad occuparsi di lei. Non so se fu la frase o l'ilarità generale che suscitò tra i miei compagni, ma vidi rosso, e vidi rosso dalla parte sbagliata. Sentì il sangue svuotarmi rapido la nuca, scivolare lungo il collo, gorgogliarmi tra le vertebre irrigidite della mia fiera postura. Feci un passo avanti, poi un altro. Le sfiorai una spalla, stava tremando. Ero io che, come giusto, le facevo paura. Le dissi di non averne, mi levai il casco. Mi scappò di chiamarla Anita. Mamma, avevo la pistola e... Sarebbe stato il primo caso di fuoco amico tra le file della gloriosa celere italiana. Ma non fu così. La mia pistola produsse solo un secco e ridicolo scatto metallico. Quelle dei miei fratelli, dei miei fedeli compagni di battaglia, forse meno negligenti nella cura del proprio armamentario, quelle no. Dopo circa mezz'ora c'era puzza di sangue nell'aria, tante grida e voci confuse. Quando aprii gli occhi, i paramedici mi stavano caricando sull'ambulanza. Le gambe. Non le sentivo più. Voltai lo sguardo a terra. C'erano dei corpi. Riconobbi quello del ragazzo e al suo fianco c'era lei. Aveva gli stessi occhi, grandi, blu, ma ora immobili e spalancati riflettevano soltanto in cielo di un giovedì pomeriggio. Per tutti, tutto fu chiaro da subito. Non fu importante a chi o perché o se davvero riuscì a sparare. Ma a sparare, io fui il primo.
Mamma, prega per me stasera, perché possa tornare senza bara né bandiera. Perché mi voglio sposare lungo il mare, sopra la scogliera. E se forse a Natale, Anita forse mi verrà a trovare. Mamma, non leggere ad alta voce, mio padre sentirebbe che non reggo questa croce. E lui che a tramandarmi disciplina si è sempre dato premura, capirebbe che ho paura. Mamma, prega per me stasera, perché possa tornare senza bara né bandiera. Perché mi voglio sposare lungo il mare, sopra la scogliera. Se fosse a Natale, Anita forse mi verrà a trovare. Mamma, non leggere ad alta voce, mio padre sentirebbe che non reggo questa croce. E lui che a tramandarmi disciplina si è sempre dato premura, capirebbe che ho paura.